nell'abbraccio del Padre. Meditazioni quotidiane per conoscere, amare e onorare Dio Padre. Nel mio cuore è la tua casa. Nel mio cuore è la tua casa, sempre e per sempre. Lì troverai tutto, anche nelle tenebre più fitte. Sentirsi a casa è un desiderio umano profondamente radicato. La casa è il luogo in cui si può essere come si è, dove non ci si sente minacciati, dove si sa di essere amati, dove si trova il proprio posto. Le persone sono spesse alla ricerca di una casa. Una buona famiglia la fornisce a livello naturale, così come in un certo senso la patria e la terra in cui si vive. Una casa più profonda è fornita dalla Chiesa. Infatti, in essa siamo a casa nel nostro pellegrinaggio verso l'eternità. La fonte di ogni vera casa è il Padre stesso, da cui provengono tutte le cose e da cui prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Accogliendo l'amore del Padre e dimorando in esso, troviamo la casa che è sempre aperta per noi ovunque ci troviamo. Non c'è più bisogno di cercare, l'inquietudine dell'anima cesserà. Non ha più bisogno di sostituti, non deve più crearsi casa artificiale perché è tornata a casa. Questo vale anche per la nostra esistenza terrena, che è ancora segnata dalle tenebre. Anche nelle tenebre più fitte non perdiamo la presenza di Dio, perché il cuore di nostro Padre è sempre spalancato per noi. Se salgo al cielo, tu sei lì. Se mi sdraio nell'abisso, eccoti lì. Nelle tenebre sono scure per te, la notte è chiara come il giorno. Il Padre ci offre questa casa e quando ci stabiliamo lì sperimentiamo che ci ha sempre pensato, che ci ha sempre avvolti con il suo amore. Ora tocca a noi conoscerlo più profondamente, vivere alla sua presenza e donargli il nostro cuore. Il Padre nostro lo accoglierà con gioia e ci prenderà per mano per realizzare il piano che ha progettato per noi. Così viviamo per la sua gloria e questa è la nostra gioia più grande.